Continuiamo con Avvocato dell'anno diritto penale lavoro. E il premio va a Elisabetta Busuito, Perroni e Associati, per essere una professionista stimata e dall'indiscussa expertise, per aver assistito con successo numerosi top manager in vicende complesse e delicate attenenti sia ai profili penali sia a quelli lavoristici e collegati alla sicurezza e alla salute dei cittadini. E con me è collegata l'avvocata Elisabetta Busuito. Buonasera, avvocato. Mi sente? Buonasera, buonasera. Perfetto, sì, la sento un po' lontana, ma adesso cerchiamo di sistemare bene l'audio, magari lei si avvicini un po', adesso cerchiamo di capire se la sento. Allora, naturalmente io mi baso spesso sulla motivazione che ho appena letto e per quanto la riguarda, quella che la riguarda ha due parole chiave proprio specifiche di questo momento storico: sicurezza e salute dei cittadini. Io le chiedo naturalmente un commento su questo riconoscimento e poi come avete gestito questo periodo. Grazie, cerco di alzare la voce sperando che lei mi senta, che lei e tutti possiate sentirmi bene. La sento avvocato, dovremmo sentirla bene, prego. Perfetto, intanto un ringraziamento per questo riconoscimento che ovviamente condivido virtualmente con gli altri colleghi di studio che veramente mi supportano con l'attività professionale che sto. Mi ha fatto piacere ricevere questo specifico premio in questa materia, posto che è una materia che mi dedico da tempo e anche nell'ultimo anno mi ha consentito di ottenere dei riconoscimenti in termini ovviamente di sentenze assolutorie, in relazione a questa che è una materia che ha dei riflessi penalistici importanti e come prima nell'indicazione del premio anche delle correlazioni ormai da diversi anni significative con la materia della giustizia. Sicuramente è una materia, tralasciando un attimo l'aspetto penale, l'aspetto del premio e dell'attività professionale svolta, qui abbiamo molto parlare in questi mesi di lockdown grazie alla popolazione italiana ed è un tema sul quale penso ci confronteremo ancora più e sicuramente avremo delle conseguenze, degli strascichi, sicuramente delle iniziative da parte di chi con la ragione possa ritenere di essere stato certo. Di aver visto proprio questo dalla tematica del Covid e dalla problematica. È un tema sul quale già possiamo fare, che vado alle aziende che seguiamo per investire anche se stesse passano fuori. Avvocato, faccia una cosa, provi a togliere gli auricolari, a metterli, mi dicono dalla regia. Siamo in diretta, non c'è problema, io le do le indicazioni che i miei colleghi prontamente, che ne sanno anche più di me peraltro, quindi lo dico, mi suggeriscono dalla regia, provi a metterli e così almeno vediamo se la sentiamo un po' meglio, perché abbiamo recepito insomma la parte più importante del discorso, però è un peccato se non la sentiamo proprio perfettamente. Provi a parlare. Vado a prendere perché io ovviamente sono un produttore amico no, purtroppo abbiamo, allora facciamo così, io non lo so, tutto work in progress con la regia, adesso possiamo andare in pubblicità, esattamente, stavo dicendo la stessa cosa, andiamo in pubblicità, lei rimanga collegata, avvocato, vediamo se riusciamo a sistemarlo in pubblicità e poi riparlo con lei, arriviamo subito. Perfetto, grazie.
Eccoci tornati in diretta, ancora in collegamento con l'avvocato Elisabetta Busuito, che vado a ritrovare e a salutare Perroni Associati per il commento del premio. Avvocato, ecco, adesso la sento meglio. Intanto, Sì. ecco, sì, scusate, ma Niente. pensavamo che funzionasse tutto. Eravamo abituati ai nostri incontri dal vivo e adesso dobbiamo, speriamo per poco tempo, abituarci a questi incontri virtuali. Esatto, non si preoccupi, in realtà era un test anche per la regia perché le avevo tessuto le lodi di chi lavora in regia, quindi effettivamente hanno rispettato anche il tutto. A parte gli scherzi, allora rifacciamo un po' il discorso che va insomma un po' a definire che cosa significa questo riconoscimento in questo periodo, così almeno ripartiamo da capo. Certamente, è un riconoscimento che sicuramente ha una sua grande attualità, lo ha in generale perché le tematiche penali e lavoristiche si incrociano, diciamo così, e quindi noi lavoriamo, io lavoro spessissimo con i colleghi esperti di diritto del lavoro, tutte le volte evidentemente che si creano delle interconnessioni. Da alcuni anni poi esiste anche tutta la tematica della 231 connessa a quelli che sono i reati in materia infortunistica e quindi evidentemente crea anche l'occasione per delle correlazioni, delle interconnessioni sempre molto, molto interessanti con altre professionalità. Certamente il tema della salute e della sicurezza ha tenuto banco, ancorché semmai un po' meno nello specifico rispetto alle aziende, perché è un qualcosa che chiaramente ha coinvolto tutti noi cittadini, indipendentemente dalla categoria professionale o non professionale cui appartenessimo, e quindi sotto questo profilo è certamente un argomento di grande attualità. A noi è già capitato, già durante il lockdown, visto che chiaramente sia pur con tutte le difficoltà e le modifiche del caso, abbiamo continuato a lavorare per i nostri clienti, di occuparci specificatamente di fare il punto, un punto che poi cambiava molto di frequente per effetto di tutti i vari provvedimenti che si sono andati a susseguire su quelle che potevano essere anche le conseguenze, i rischi legati al penale, ovviamente, che è la materia di cui ci occupiamo noi, connessi al Covid. E sicuramente è un qualcosa di cui continueremo ancora a parlare, perché è chiaro che sia in ambito impresa-azienda, sia in ambito anche della responsabilità medica di cui pure mi occupo, certamente noi penalisti saremo chiamati a affrontare delle nuove sfide, dei nuovi interventi rispetto a un qualcosa, questa pandemia che diciamo, ha rappresentato, almeno per noi, per la nostra generazione, un novum assoluto, Certo, insomma. assolutamente. Beh, sì, lei ha detto una cosa molto importante, cioè le sfide che siamo costretti ad affrontare, questo però si ricollega all'importanza di avere una strategia di base che possa appunto andare a parare i colpi. Beh, certamente, infatti alcuni dei nostri clienti, alcune aziende si sono già, come dire, mosse in anticipo, perché come noi diciamo spesso, il penalista non deve essere solo visto come colui che interviene quando la patologia è già in atto, ma dovrebbe essere utilizzato prima che la patologia intervenga, se possibile per evitare che intervenga, o Certo. quantomeno per far sì che intervenga, diciamo così, in forme meno gravi. E quindi sicuramente ci sono aziende che, oltre a tutte le tematiche, diciamo, extra penali, hanno già cominciato a muoversi, chiedendo appunto un'attività di supporto, chiaramente consulenziale in questo caso, al penalista proprio per mettere in piedi una strategia che li tuteli quanto più possibile nell'eventualità, che evidentemente non può escludersi, di avere dei procedimenti penali aperti a seguito di denunce che dovessero essere presentate da chi ritenga di essere stato vittima o di avere un congiunto vittima di questo Covid. Perfetto, benissimo. Allora, grazie perché così almeno abbiamo fatto una bella panoramica tra passato, presente e futuro, mettiamola così. Io quindi la ringrazio, grazie Elisabetta Busuito, founding Grazie, grazie a partner voi. di Perroni e Associati e complimenti per il premio. Mi auguro di vederla presto. Grazie. Buona giornata.
Volentieri, grazie, arrivederci. Grazie. E noi continuiamo con il prossimo premiato, andiamo a scoprire chi è.